Oggi parlerei dell'esperienza di coinvolgimento attivo delle studentesse del Politecnico per aumentare le iscrizioni femminili ai corsi di laurea in ingegneria, che storicamente, sia per ragioni storiche, sociali che culturali, si attestavano intorno al 23-24% da ormai un decennio. Abbiamo lanciato un hackathon in occasione dell'8 marzo del 2019 per trovare qual era l'idea più accattivante per coinvolgere più studentesse negli studi di ingegneria. Tra l'altro, dalle risultanze del nostro bilancio di genere, le performance delle studentesse che poi facevano gli studi di ingegneria sono migliori di quelle degli studenti maschi perché sono sottorappresentate. Quindi era interesse per molti motivi dell'Ateneo aumentare questa percentuale. L'idea vincente in questo hackathon, che è durato 24 ore e ha visto coinvolte studenti e studentesse del nostro Ateneo di tutte le discipline, è stata ben esemplificata dal titolo di questo progetto, che si chiama We Are Here, We Are Her. Il doppio significato, noi siamo qui, noi siamo lei, significa che è particolarmente attrattive per le studentesse indecise il fatto di avere delle figure inspirational più vicine a loro come problematiche. Quindi la Samantha Cristoforetti, la Fabiola Gianotti, che sono grandi donne realizzate nella scienza, sicuramente hanno un valore simbolico, ma non rimuovono i dubbi delle studentesse più indecise, che sono poi quelle che alla fine non si iscrivono. Quindi la campagna ha preso avvio per l'anno accademico 2019-2020, adesso è arrivata al quarto anno e attraverso mezzi di coinvolgimento facile, dialoghi online, eventi online, anche incontri nelle scuole superiori e nelle medie, sempre con studentesse dei nostri anni preparate sul tema, ha visto un aumento consistente delle iscrizioni perché siamo passati dal 23-24% al 27% stabile, quindi un aumento relativo di oltre il 10%. È stato molto interessante in questa parte notare che sulla popolazione totale del Politecnico, che vede circa un po' più del 50% di studenti e studentesse che vengono da fuori regione e il restante da dentro la regione, in realtà coloro che partecipavano poi a questo progetto erano quasi esclusivamente studenti e studentesse, in questo caso studentesse, che venivano da fuori regione e internazionale. Quindi devo dire che la campagna ha gemmato una campagna analoga per tutti gli studenti e studentesse del primo anno, quindi non solo per le donne, per accompagnarli in un anno che è tradizionalmente difficile al Politecnico, negli studi di ingegneria vede il maggior numero di abbandoni. Anche in questo caso abbiamo notato che si trattava quasi esclusivamente di studenti e studentesse di fuori regione, e quindi il terzo passo sarebbe proprio quella di fare un focus sugli studenti e studentesse internazionali per fare una nuova hackathon che coinvolga gli studenti e le studentesse Erasmus del nostro Politecnico, che hanno già fatto l'esperienza, per individuare le chiavi giuste dell'accoglienza di questo target particolare.